Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram. E gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona domenica da Enrica Perucchietti, ciao! Ciao, ciao, buona domenica a tutti! Allora, sarà veramente anche oggi una buona domenica, ormai ce lo stiamo dicendo tutte le settimane, insomma, perché le notizie davvero sono particolari. Oggi torniamo ad occuparci... Ma parliamo sempre di sciagure ogni domenica, dai, cerchiamo di parlare di cose più simpatiche oggi. Infatti oggi parliamo del tuo grande amico Elon Musk. Vai, erano tipo, ciao, sono Enrica Perucchietti e sono 65 giorni che non parlo di Elon, ecco. E oggi tornerò invece a parlare di lui. Esattamente, allora intanto ci sono delle ultime dichiarazioni. La prima è quella che lui dice che l'intelligenza artificiale supererà l'uomo entro l'anno prossimo, quindi proprio cotta e mangiata. E anche in questo caso si parla di una sua azienda, la OpenAI, perché praticamente lui dice c'è questa tecnologia in rapida evoluzione, ma insomma veramente l'intelligenza artificiale è riuscita in pochissimo tempo a battere, no, tutte le tappe, quindi probabilmente farà molte molte più cose anche di quelle che oggi supponiamo. Che ne pensi? Ma allora, lui ha litigato, insomma, è in rotta contro l'ex socio Sam Altman di OpenAI, aveva chiesto l'anno scorso, quasi un anno fa, durante l'estate, quella moratoria di almeno 6 mesi, perché il rischio dell'intelligenza artificiale era troppo pericoloso, paventando lo scenario Terminator, e intanto ha fondato un'altra società che si occupa di intelligenza artificiale. Si sta parlando molto negli ultimi mesi dell'AGI, quindi dell'intelligenza artificiale generativa, però secondo me questi proclami sono un po' le consuete sparate che fa Musk, che fanno in tanti, perché si è creata anche un po' una bolla dell'IA nella Silicon Valley, ma non soltanto, che ci siano dei miglioramenti, un'accelerazione straordinari e sotto gli occhi di tutti, ma che possa raggiungere la singolarità tecnologica, eguagliare, addirittura superare l'intelligenza umana, la vedo dura, perché comunque sono sempre degli algoritmi di emulazione, sono sempre del machine learning. Già parlare di intelligenza per questi algoritmi, queste macchine, mi sembra a volte eccessivo, perché poi vediamo che non riescono a fare delle operazioni basilari per l'uomo. Sicuramente miglioreranno, è un anno, più di un anno e mezzo è molto in questo campo, però secondo me si alterna un po' il terrorismo, appunto, con lo scenario Terminator, a questi annunci per far salire le quotazioni, le azioni, per creare quest'aura di mistero e di aspettativa, anche di feticismo. Semmai dovremmo parlare dell'automazione, della disoccupazione tecnologica, di quanti posti di lavoro l'intelligenza artificiale e la robotica toglieranno al mondo umano, quali saranno le ripercussioni nel mondo lavorativo e sociale, ma anche le ripercussioni, per esempio, nelle applicazioni nel campo militare, ma persino in quello sanitario, con una standardizzazione progressiva, per esempio, della medicina, e con il fatto che tutta una serie di, alla fine, di professioni verranno spazzate via, così come si tenterà di spazzare sempre più via la relazione, il rapporto tra gli esseri umani. Questo viene facilitato da questo tipo di macchine, di algoritmi. Abbiamo parlato di OpenAI e, restando sempre sul nostro argomento principale, Elon Musk, parliamo di SpaceX, che è l'altra azienda che lui porta avanti, e
effettivamente anche Elon Musk si pone le stesse problematiche di noi tutti, e quindi lui ha paura di questa guerra nucleare, per cui vede Marte come prossimo obiettivo, prossimo pianeta da colonizzare. Anzi, dice, tra 20 anni saremo tutti su Marte, tant'è che io vorrei associarmi alla proposta della Perucchietti di farmi una villetta a schiera accanto a Elon Musk. Perché pensavo accanto alla mia, no? Tu certo, invece tu da una parte, eh no, tu da una parte, io dall'altra parte, sai, tipo angeli custodi, no? No, ma Elon avrà una, ci sarà un mega castello, sai, quei film distopici tipo Non villetta schiera. Ok. Ma noi avremo la villetta schiera, io forse avrò il monolocale sfigato, ma Elon avrà tipo il super mega castello con i coccodrilli robot, cioè ci sarà tutta una cosa. Io l'avevo intesa come nostro vicino di casa, come quello lì che si mette a fare il barbecue, capito? Ah, che poi condividiamo la chetamina. I palloncini colorati, i cani robot, insomma, una cosa di questo tipo. Che meraviglia. Babu, guarda che Beatrice ti vuole sostituire con un cane robot. Se iniziamo già adesso a investire su Marte, mi sembrava un po' una roba la Totò, però magari può funzionare. Perché no? Potrebbe essere interessante. E quindi che cosa potremmo fare noi tutti? Cioè, effettivamente, vedi che anche i ricchi piangono, anche i ricchi hanno paura della guerra nucleare, anche i ricchi hanno paura, diciamo così, di dover perdere questo orticello che invece sulla Terra c'è, e per costruirne un altro. No, ma che poi, cioè, le dichiarazioni di Musk sono, cioè, tipo, tra poco scoppierà la prima guerra mondiale, la terza guerra mondiale, prima che scoppi, dato che spareranno delle testate nucleari sulla Luna, non si è capito perché, cioè, io veramente voglio sapere chi è il pusher di Musk, perché magari un giro con queste sostanze me lo faccio anch'io. Dato che spareranno queste testate nucleari sulla Luna, noi entro anche lì, entro una, cioè per Musk è tutto entro un anno, arriveremo su Marte, inizieremo a colonizzarlo e quindi si fa il nuovo, non so, salvatore dell'umanità. Qua c'è stata un'indigestione, oltre che di funghetti allucinogeni, mi sa anche di fumetti, no? Vedi che tutte le volte che c'è una così presunta missione spaziale finisce malissimo, e qua invece si bypassa la Luna e si va direttamente sul pianeta rosso, e forse un po' troppa fantascienza, insomma, ha generato questi insomma queste sparate, che però mi sono mancate, perché era da un po' che io non potevo godere delle sparate di Elon, e quindi devo dire che mi ha risollevato sicuramente la settimana. Però scusa, effettivamente, se non siamo mai più ritornati sulla Luna, magari qualcuno un paio di domande non se le fa su come pensiamo di arrivare su Marte? Vabbè, ma sono dettagli, si salta direttamente questo impasse della Luna e si va ben oltre, no? Devi lanciare il cuore oltre l'ostacolo, se la Luna non funziona tu vai oltre, vai direttamente su Marte, e dai, cioè, che poi io veramente non capisco se è un personaggio Laguzzanti, tipo fascisti su Marte, o se Musk è vero, perché io inizio a pensare che possa essere un androide, un avatar, un deepfake creato veramente da un grande burlone, da un trickster che si sta divertendo veramente tantissimo, che si sta scassando dalle risate, perché più che altro è le persone che poi ci credono. Però evidentemente, come dicevi tu, non è che poi qualcuno, no, più legato a un certo tipo di narrativa si fa una domanda, dice, come mai negli anni 60, 69, no, riuscivamo a, adesso invece una cippa. Però no, perché poi, sai, la tecnologia invece di avanzare regredisce, strano, perché abbiamo l'intelligenza artificiale che dovrebbe superare l'intelligenza umana, abbiamo perso, no, quelle bellissime astronavi in stagnola, in Domopac, non abbiamo più quelle meravigliose tute che schermavano dalle fasce di Van Allen e dalle radiazioni, ma anche quelle telecamere che ti consentivano la presa diretta dello sbarco lunare.
E quindi comunque bypassiamo tutti questi dettagli e andiamo direttamente sulla vendita delle villette a schiera, monolocali, bilocali su Marte. Io ci vedo un grande affare, quindi ancora più delle magliette con su scritto ve l'avevo detto, io vedo questo affare su Marte. Ecco, tra l'altro stavo sì. pensando, ti immagini questi cominciano a vendere delle villette a schiera e poi fuggono via con i soldi perché... Io infatti prima citavo, a me ricorda un po' anche, non so, il classico di Totò, perché invece di venderti la Fontana di Trevi ti vendono, no, la Magione su Marte, però vabbè, sai, si aprono sempre degli scenari nuovi alternativi, no? Come questa ci stanno bellissima. Le truffe sul pianeta Terra, perché non ci possono essere le truffe sul pianeta rosso? È chiaro che è così, è certo. Oh, allora, visto che noi siamo dei maledetti complottisti, tutti qui, allora c'è anche l'ultima chicca, che negli Stati Uniti, in California, c'è questo esperimento di geoingegneria della gestione della radiazione solare. Ti fermo. Guarda, già ci ho discusso con Gianluca Lamberti martedì, che parlavamo proprio di questo. La geoingegneria non esiste, sono tutte teorie cospirazioniste dei complottisti. Non esiste. No, perché questa cosa mi ricordava quella di Bill Gates, sai? Beh, sì, infatti. Sì, cioè della serie, perché non oscuriamo un po' il sole, che magari, no, scarniamo i raggi solari per ridurre la temperatura? Allora uno si sveglia la mattina e dice, ah, entro il prossimo anno sbarchiamo su Marte, l'altro si sveglia la mattina e dice, ah, perché non oscuriamo il sole? Poi sono dal lato simbolico molto arcontico come sparata. Allora poi Gates voleva investire in questo progetto dell'università di Harvard, si sarebbe dovuto tenere in Svezia, sì. E ci sono stati però i sabotaggi da parte degli attivisti. E quindi che cosa hanno fatto? C'è stato questo nuovo progetto CAIRE, ne ha parlato un interessantissimo articolo dell'Indipendente, che hanno fatto tutto di nascosto, poi è venuto fuori, tant'è che questi qua sparano trilioni di particelle per riuscire a riflettere non so bene cosa, per comunque schermare il sole, vanno avanti fino a fine maggio, cioè comunque vanno avanti per un mese abbondante, e hanno fatto tutto in sordina, che è strano, perché fanno sempre tutto alla luce del sole, a proposito, hanno fatto tutto in sordina perché avevano paura dei boicottaggi degli ambientalisti e degli attivisti, ma guarda che strano, poi è proprio strano che poi le persone pensino male e finiscano per essere additate come dei complottisti, veramente dei malpensanti. Già detto, siamo tutti dei maledetti complottisti, qui in realtà, cioè, capito, sono cose che vengono fatte per noi, per il nostro bene. Scusa, vuoi mettere su una bella schermatura di sole? Evita anche una protezione solare 50, cioè tu esci di casa, il mio pallore va benissimo, hai capito? Quindi tu il mio pallore prendi un'abbronzatura leggera, delicata, senza bisogno nemmeno della crema, guarda, benissimo, sarà la terra diventerà il luogo dei vampiri, tutti gli altri andranno su Marte, oppure qua metteranno una colonia penale con vampiri e personaggi stranamente pallidi, non lo so. Ma che poi la cosa, cioè, tra l'altro raccapricciante, è che questi progetti possono essere anche pericolosissimi, perché non si conoscono minimamente le conseguenze, le portate, l'impatto ambientale, e questi te li fanno pure di nascosto, perché evidentemente c'hanno la coda di paglia, non vogliono i boicottaggi, ma guarda. Poi vorrei ricordare che un po' quando senti la frase andrà tutto bene, no? Che è la frase tipica che senti nei primi 5 minuti di un film horror. E qua è la stessa cosa, in genere quando ci sono queste sparate con questi strani progetti inizia un film catastrofico, dove poi ti cade la luna sulla terra, si ribalta, spunta fuori Godzilla, risvegliano un grande antico di Lovecraft. Ecco, in genere sempre l'incipit di, insomma, di un qualcosa che non andrà proprio tanto bene. Guarda, l'abbiamo già visto sta frase, c'ha, come diciamo spesso, abbottato i cabasisi quando l'abbiamo sentita ripetere fino alla noia durante l'emergenza sanitaria, per cui insomma, abbiamo ben capito che non è andato tutto bene, e sembra che adesso la situazione si sta semplicemente ripresentando per ogni argomento, comunque, perché poi qui settimanalmente come tocchiamo cose proprio tipiche del complotto, e quindi attenzione. Grazie. Questi illuminati, questi
impregnati, così illuminati, lo fanno per il nostro bene. Quindi anche tu dovresti abbandonare questo cospirazionismo che a modi di fardello, di zavorra, ti tiene troppo attaccata a terra. Taglia queste zavorre e vola verso Marte, vola. E volo verso Marte, hai ragione, ne parleremo probabilmente anche la prossima settimana, vedremo quali saranno i livelli di complotto della prossima domenica. Grazie ad Enrica Perucchietti, buona giornata. Ciao, grazie, grazie a tutti voi, buona domenica. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.